Piccolo 21, sacra sigla, allora, buonasera Simone Merini. Ho preso proprio i tempi nella sigla, quando inizio a parlare faccio così, così non si sente più nulla, ma lo stesso, ho preso proprio i tempi, va bene. Bravissimo, allora, buonasera Civico 91, io sono Simone Merini, sono imitatore, ho sempre avuto la passione per l'imitazione, infatti stasera vi porto alcuni personaggi famosissimi, anche se fare l'imitazione... c'è come ogni lavoro il pro e il contro, no? Viaggio molto. L'altra sera sono tornato a casa, ero sul letto tranquillo con la mia fidanzata, abbiamo fatto l'amore, dopo eravamo lì spaparanzati nudi. A un certo punto lei mi guarda e mi fa: Simone, certo che a letto non sei limitatore, ma sei molto molto limitato. Allora lì io ho cominciato a capire che sono dei problemi a fare limitazioni. Però per fortuna che stasera ho portato alcuni personaggi, facciamo l'esempio di collegarci con un'edizione flash, veloce, del Maurizio Costanzo Show. Lascio la parola a Costanzo. Luca Giurato. Ma carissimi amici, buongiorno, collegamento col vostro amico Luca e poi anche giurato, avrebbe giurato che sarebbe arrivato al Civico 91, ma caro amico mio, che sono arrivato, ma che belli. Ma guarda che è arrivato l'onorevole professor Vittorio Sgarbi. Grazie. Sì, buonasera, mi fa molto piacere arrivare in questa bellissima serata. E del resto i latini dicevano carpe diem, con gli arti. Ma infatti questa sera ho colto veramente delle vere opere d'arte. Anzi, direi in questo caso mi consta, ecco, per esempio. Però comunque... sempre meglio che ogni giorno, perché ogni giorno mi tocca dire capra diem, cogli la capra, mi tocca coglierla. Perché ieri ero a Milano, per strada ho incontrato per caso Salvini e ho voluto mettere alla prova la sua cultura e gli ho detto: mi sai dire Salvini chi è Beethoven? Questo mi guarda come un pesce vesso, mi fa: Beethoven. È una pecora extracomunitaria. Gli ho detto: e tu sei una capra, anzi una grandissima capra, anzi un'extra capra. Buonasera. Però meno male che questa sera ci sono delle vere opere d'arte e io direi piuttosto, ecco, di lasciare la parola a Costanzo. È arrivato il cavaliere Berlusconi. Buonasera ragazzi, io sono contentissimo, Cribbio, di essere arrivato in questa bella serata, grazie! E allora, stasera sono contento di aver mangiato a questo ricco buffet, ho interrotto la dieta, sapete, l'ho detto anche sui giornali che mi sono messo a dieta, ma è colpa della mia ex moglie Veronica, perché ogni mese devo passare talmente tanti di quegli alimenti, ma tanti di quegli alimenti che quando arrivo a casa ho sempre il frigo vuoto. Meno male che fa sempre a farmi la spesa la mia Francesca Pasquale, che è la perfetta donna di casa, la bastia, ma soprattutto come mi tiene pulito il portafoglio, lei non c'è nessuno, Cribbio!